mi piace parlare dell'asta più come mostra che come vendita. Un'occasione sicuramente per imparare. Ho raccolto e selezionato per questa vendita una serie di opere che mi piacerebbe definire testimonianze della nascita dei primi movimenti sorti in Italia all'inizio del secolo, negli anni 40 e negli anni 50 e negli anni 60. La raccolta è distribuita nelle sale di Palazzo Crivelli con un ordine cronologico. In questo momento ci troviamo nella sala del Novecento, in cui ci sono alcune opere che rappresentano al meglio l'inizio di alcuni periodi storici italiani. Mi riferisco al dipinto che ho alle mie spalle, è un'opera di Prampolini rarissima, è un esempio del Prampolini futurista del 1915, che tra l'altro ha anche questa, diciamo così, caratteristica, è un'opera ritrovata dopo più di 100 anni. Vorrei sottolineare di questa sala del Novecento un'opera di Bogliardi del 1932, l'olio di Achille Funi, ritratto di Eva del 1919, tre opere del futurismo e del secondo futurismo. Preme molto passare al lavoro di Licini del 1932, Notturno numero 2, il dipinto di Fausto Pirandello, Natura morta con manichino, non manca un Melotti, una terracotta di Melotti degli anni 30, un Calderara storico, due lavori di De Pisi su una natura morta del 1921, rarissima. Tutte queste opere hanno come comune denominatore, al di là della qualità, ma la rarità, le esposizioni museali, la bibliografia e la datazione. Consiglio a chi si vuole avvicinare al mondo delle aste, innanzitutto è di non acquistare subito, ma di documentarsi, di visitare e frequentare le esposizioni che precedono le aste, di fare delle domande. Ma la cosa più importante che consiglio di fare è di non pensare, dopo aver preso in mano questi strumenti, di poter arrivare a delle conclusioni affrettate. Per acquistare bisogna guardare, studiare, capire e poi decidere una persona a cui affidarsi e farsi consigliare. Paradossalmente le nuove tendenze sono le tendenze vecchie, mi spiego. Il mercato in questi ultimi 3 anni ha subito forti pressioni speculative legate dalla moda e da aspettative di guadagni molto facili, cosa che qualcuno sicuramente ha fatto per i primi 2 anni, ma nell'ultimo anno ha perso tutto quello che aveva guadagnato e anche il capitale iniziale. Ho preparato questa mostra, quest'asta, pensando sicuramente a proporre opere di artisti italiani estremamente sottovalutati e che hanno grandi margini di rivalutazione, quindi artisti sicuramente non di moda, considerati tra virgolette antichi fino a pochi mesi fa e che gli stranieri stanno cominciando ad apprezzare. Ma è difficile che il mercato straniero, i collezionisti stranieri possano apprezzare qualcosa che non compare. La visibilità è fondamentale, quindi il mio lavoro, il mio ruolo non è quello di commerciare opere, ma è di fare delle proposte e c'è qualcuno che mi segue e che le raccoglie.